Ciao, bentornati sul canale. Oggi siamo a Colico, in provincia di Lecco. Abbiamo già fatto un giro lungo lago e adesso ci incamminiamo a visitare alcune fortezze nei dintorni. La prima che vediamo è il castello di Colico, conosciuto anche come le Torrette, che faceva parte della linea delle fortificazioni voluta da Barnabò Visconti nel 1357. Arriviamo al forte di Montecchio Nord, dove c'è una rievocazione storica. E ascoltiamo la sua storia da uno dei soldati di quel tempo. Siamo nel 1916, quindi c'era la prima guerra mondiale in corso. Tra lo Stelvio, l'Adamello, fino a Trieste, era una linea continua di trincee che separavano il Regno d'Italia dall'Impero Austro-Ungarico. Lo Stato Maggiore italiano fa un ragionamento molto semplice. I tedeschi per invadere la Francia passarono dal Belgio e presero le difese francesi alle spalle. Non è che i nostri cari austriaci passando dalla Svizzera ci possano prendere il nostro esercito alle spalle? Quindi si decise di costruire la linea frontiera nord o linea Cadorna, che dalla Val d'Aosta alla provincia di Sondrio era composta da una serie di piazze forti, postazioni d'artiglieria, forti, trincee, che separa ancora oggi il confine italo-svizzero. Forte. È entrata. Questa è curva e in salita, come l'altra di Dervio. Sì. Ti ricordi? Ricordo. Solo che l'altra è piccola, piccola. Sì, questa è più lunga, 120 metri. Aspetta. Il forte di Montecchio Nord, che fa parte della linea Cadorna, a cosa serviva? Se avvistavano truppe nemiche, che cosa doveva fare? Avevano l'ordine, nel raggio di 5 km, di distruggere tutto quello che poteva essere utile agli austriaci, strade, ponti, linee telefoniche, per rallentare l'avanzata nemica. Ogni guardia frontiera vale per tre. Nostro primo posto resiste ad ogni cosa. Qui venivano decisi i dati di tiro, quindi il tipo di proiettile da utilizzare, la carica di lancio, l'alzo e il brandeggio dei cannoni. E questi dati venivano comunicati ai cannoni e alle riservette con questi tubi fonici di tipo navale. In pratica utilizzavano questo fischietto per attirare l'attenzione e poi parlavano nel tubo. Questo è uno dei montacarichi con cui trasportavano le armi dai piani di sotto, chiamate le riservette, al piano di sopra, quello di comando, per trasportare poi i cannoni. Andiamo a vedere. Allora, qua dentro, benvenuti, insomma, qua dentro siamo in una delle quattro torri corazzate del Forte Montecchio, che sono un po' il simbolo di questo forte, costruite per ospitare l'armamento primario del della fortezza, questi cannoni da 149-35S. Questi numeri indicano 149 il calibro, quindi il raggio della circonferenza del proiettile. Da sotto calcolavano e dicevano, e ci davano un numero, delle coordinate, che si dividono in due numeri. Il primo è l'alzo, cioè l'inclinazione della canna rispetto al terreno, e si regola attraverso questa ruota qua. Come potete vedere, ogni volta che io giro il cannone viene portato, insomma, in posizione. Vedete, per esempio, alzo 90 e siamo a 90 gradi di alzo. Poi vi dicevano il brandeggio, ed era un numero da 0 a 360 gradi, cioè sul cerchio.
Ora, attenzione a tutti, se io giro questa manovella vedete tutta la torre che si sposta. Ed eccoci arrivati a destinazione. Siamo qua al Forte di Fuentes, un forte spagnolo. Dopo. Ed eccoci all'interno, alle mie spalle l'ingresso del forte. Ovviamente è tutto in rovina, però il fascino della storia di un tempo rimane e lo si sente. Gli alloggi dei soldati ne ospitava circa 300, con un'aggiunta successiva di un altro centinaio in un edificio parallelo. All'inizio del piazzale si trova il palazzo che avrebbe dovuto ospitare il governatore spagnolo, il quale però non si è quasi mai presentato al forte in quanto zona paludosa e portatrice di malaria. Vi è inoltre la presenza di una chiesetta, la chiesetta di Santa Barbara, e accanto troviamo gli alloggi del cappellano e del luogotenente. Non so se la chiesetta di Santa Barbara sia consacrata o sconsacrata, ma l'albero alle mie spalle mi dice tante. Il mio amico Rubens. Ed ecco di fronte a noi quella che veniva definita una volta nevaia o ghiacciaia, quindi il posto dove venivano tenute le carni e gli alimenti a conservazione durante il periodo invernale ed estivo. Altra tappa, la famosa abbazia di Piona. Una primitiva chiesa dedicata a Santa Giustina sorse attorno al 617. Alcuni secoli più tardi seguì la fondazione di un priorato e dell'abbazia, che faceva capo a Cluny in Francia e al suo movimento riformatore. Nel XII secolo venne costruita la chiesa che vediamo oggi, dedicata alla Vergine Maria. Poco dopo l'edificio fu allungato dalla parte dell'attuale facciata e dedicato a San Nicola. A metà del 200, per iniziativa del priore Bonaccorso da Canova di Gravedona, fu costruito l'attuale chiostro. Interessanti e curiosi sono gli affreschi del cortile, datati al XII secolo.
spiccano alcuni elementi in bitumia che richiamano la chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona, in provincia di Como, e trovano riscontro nello stile romanico pisano. Lui invece è cristiano. Troviamo anche una triplice cinta che, come altri simboli esoterici, fu ampiamente utilizzato nei vari secoli come schema di gioco e come tale è presente alla base delle partite di filetto. La chiesa ha oggi un campanile quadrato, ricostruito dopo il crollo di quello precedente, che era ottagonale su base quadrata, come quello che si trova in Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Mie spalle una roccia apparentemente insignificante, in realtà è una pietra preistorica di riti pagani che contiene ben 91 coppelle intagliate e collegate tra di loro. La presenza di coppelle pagane sono poi state intese in tempi medioevali come confluenza di forze demoniache. Ed eccoci di nuovo in quel di Colico. Oggi andiamo a vedere le torri di Fontanedo, che sono delle rovine antiche medievali, e poi facciamo un giro qua intorno. Esatto, a dopo! Qua c'è la deviazione per arrivare alla torre di Fontanedo, però noi andiamo prima alla chiesetta di Sant'Elena e poi torniamo indietro. E siamo arrivati alla chiesa di Sant'Elena in quel di Fontanedo. Qua alla chiesa di Sant'Elena c'è un'altra indicazione per andare alle torri di Fontanedo, quindi prendiamo questa invece di scendere ancora e di prendere l'altra deviazione verso le torri. Proviamo. La tappa la devo per forza di cose fare. Questo è il mio amico Magnum. Ecco che si intravede la torre. Quasi ci siamo, Siamo arrivati all'ingresso delle fortificazioni della torre di Fontanedo. Alle spalle abbiamo l'arco. Altro che Salemma. Thank you.
invece di fare la stessa strada dell'andata, adesso giriamo a sinistra e andiamo nella strada che partiva dal ristorante. Ed eccoci in chiusura di una bellissima, meravigliosa giornata passata in Col di Colico e dintorni. Ci sono itinerari di qualsiasi tipologia, per tutti i gusti, adatti a famiglie, con bambini o senza, a seconda di che cosa è di maggior interesse per ciascuno. Comunque noi lo consigliamo, se siete in zona, venite. Esatto, lungo il lago, tra le fortezze, castelli, colline, veramente bello. Ci vediamo al prossimo video.